unconsented ad tracking is over. The era of privacy-led marketing is here. Starting March 2024, to avoid any campaign disruptions, you need to make your website compatible with Consent Mode version 2. Cookiebot CMP is the easiest and most automated way to implement a consent management platform. Certified by Google, it seamlessly communicates your users' choices. Don't let change slow you down and enjoy peace of mind knowing your marketing is respectful, compliant, and effective with Cookiebot. Ma buonasera ragazzi, buonasera a tutti e bentornati in questa nuova live. Mi sono dimenticato di accendere una luce, di avvitare il microfono, quindi onde evitare che il microfono ci va in giro per tutta la stanza, direi di dargli una bella avvitata, una bella stretta. Oh, eccolo qua, e accendiamo l'altro LED.
Na, sì, da. Allora, qua. Ragazzi, perché su Twitch? Aries ha ragione, dice perché su Twitch? Che cazzo hai combinato? Allora, ragazzi, in realtà ho combinato che stavo pensando di riabilitare la cara e vecchia The Stream. Stavo pensando di abilitare il caro vecchio The Stream, anche perché abbasso la gamma un po' meglio, anche perché devo dire la verità, Twitch ha dimostrato di essere nostro amico. Qualcuno di voi se n'è accorto, non ci sono più i VOD sono stati cancellati, sono stato assente per una ventina di giorni, 15 giorni, perché c'è stato un tentativo di boicottaggio, praticamente è successo che sono stato bottato, follow bottato, e Twitch in maniera molto ignobile mi ha poi bannato l'account dicendo sei bannato a tempo indeterminato perché ti stai bottando. Ovviamente ho fatto ricorso dicendo ai nostri amici di Twitch, scusate, ma l'avevo anche già avvertito, cioè l'avevo già avvertito io che mi stavano a buttare. Quindi che faccio? Mi butto da solo e poi avverto che mi sto a buttare? Sono un po' coglione. E ovviamente il giorno dopo mi è stato riabilitato l'account. Sì, però vedi, in questo Twitch ha dimostrato di avere una logica, perché il ricorso che è stato poi visionato da un fantomatico operatore l'ho vinto io, perché come vi ho avvertito che ero stato follow bottato e poi mi bannate. E poi non ho capito perché due canali, perché ovviamente io ho tutti e due i canali associati allo stesso numero, quindi chiaramente tutti e due i canali erano stati chiusi, nonostante uno neanche lo uso, ma lo uso soltanto per tenere monitorata la chat, quindi figuriamoci un po' quello che è. Allora, nuove disposizioni, non ci sono gli alert, quindi se vi iscrivete lo vedo io fondamentalmente sullo schermo e lo vedo io, vedo chi è che si sta followando. Antonio Abruzzo ha fatto un... Si è iscritto Antonio Abruzzo, ringraziamo Antonio Abruzzo, anche se credo che sia un altro di quegli account un po'... Ma no, perché in realtà... Oddio, non lo so. C'è un po' di qui. Vi do il benvenuto in chat. Allora, ovviamente Aries, il discorso è sempre quello. Dovessero entrare fake, dovessero entrare disturbatori, dovessero entrare persone o personaggi che cercano di disturbarci, l'idea è bannarli e basta, perché adesso proprio veramente... In realtà il discorso Twitch barra YouTube è l'ultimo dei miei pensieri. Quindi si bannano, non gli si risponde neanche perché non meritano risposta. Anche perché, come ho già spiegato su Twitch, ovviamente mi trovate anche su Twitch, mi trovate su un sito ufficiale che però sti giorni è stato abbandonato un po' a se stesso. Mi trovate un po', abbiamo anche uno shop ufficiale. Ragazzi, come qualcuno di voi, se qualcuno di voi mi segue su Twitch, come i miei follower più arditi sapranno, in questo periodo sto seguendo uno step che mi introdurrà nel bellissimo mondo del lavoro delle guardie giurate, guardia particolare giurata armata. Quindi, in realtà, il pensiero del oddio Twitch, oddio YouTube, è l'ultimo dei miei pensieri. In realtà, c'ho proprio altre cose dalla testa. Cercherò comunque di fare live. Il procedimento è abbastanza lungo perché c'è stato da produrre dei certificati, ci sarà da fare de procurare documentazioni per le abitazioni, ci sarà da fare un giuramento. Diciamo che l'iter non è molto, molto breve. Ho già il foglio firmato dall'istituto di vigilanza privata,
già timbrato, quindi devo soltanto attendere fiducioso di far tutto l'iter. Non vedrete mai che farò video a riguardo, quindi questa è una cosa che voglio specificare sin da subito. Non vedrete che faccio video in divisa, non vedrete che faccio video dove mostrerò o farò vedere come si maneggia un'arma, non farò video dove vi parlerò del lavoro, delle postazioni, no, perché quello fa parte della mia vita privata. Probabilmente nel tempo libero continuerete a vedere qualcosa inerente ai videogiochi e basta. Esatto, l'indifferenza rimane la migliore arma, perché tanto adesso, ripeto, in realtà ci sono determinate cose che sono molto più importanti. Detto questo, funziona, la Steam Deck finalmente è tornata a funzionare, ho bestemmiato soltanto un paio d'ore. Ragazzi, volevo farmi una partita Assetto Corsa Competizione. Assetto Corsa Competizione, in questo caso versione K-Box. E intanto ci facciamo una riscaldata. No, Ferrari 488? No, anche no, ragazzi. Mi date la Ferrari che voglio io? No, dai, non ce l'ho qua. Non ho la Ferrari 296, ho qua. Ditemi di sì. Ditemi che ce l'ho. Ok, ecco, la 296 GT3, che è quella con cui mi trovo meglio. SA55 è un po' bassino, però mastina, usa fare una partitella, va. E guarda, l'indifferenza è utile perché in questo periodo veramente... Allora, ho già spiegato la questione. Avrei voluto che il discorso di fare video su YouTube, o meglio, il discorso di content creator unito all'essere un redattore videoludico potesse diventare un lavoro, cioè avere abbastanza visualizzazioni per avere le entrate monetarie, perché no? Fare dei video informativi su come si smontava magari un tablet, uno smartphone o determinate cose, sì, avrei voluto portare anche dei contenuti a livello videoludico, ma purtroppo nel settore vanno avanti quelli che scrivono articoli fuffa, ok? Quindi a un certo punto, come ho detto più volte, sarebbe arrivato, l'avevo anche anticipato, ragazzi, l'avevo anticipato perché già mi stavo affacciando nel mondo della vigilanza privata tramite amici, tramite annunci, tramite altri lidi. Pensavo già annunciare comunque che il discorso di portare contenuti su YouTube, su Twitch, fare video e cazzi vari era comunque qualcosa che facevo nel tempo libero, che purtroppo si sarebbe arrivati a un punto in cui comunque tutto ciò sarebbe rallentato, avrebbe subito un rallentamento per far spazio a determinati ulteriori aspetti della vita. Ve l'avevo già anticipato perché già sapevo che sarebbe andata più o meno a finire così, quindi... Esatto, purtroppo il discorso di alcune divulgazioni dei miei dati personali sono dovute al fatto che a suo tempo purtroppo ho condiviso tali dati con alcune persone, ok? E quello gli ha dato praticamente il potere di ogni tanto di riaffacciarsi convinti che comportandosi così mi rovinassero la giornata, la live, il mio percorso sui social. Il problema è sempre lo stesso, non sto facendo nessun percorso sui social, non era mia intenzione fare questo lavoro, magari trasformarlo come lavoro sì, mi sarebbe piaciuto, ma più per quanto riguarda il redattore videoludico. Siccome nell'ambito delle redazioni videoludiche purtroppo adesso si fanno spazio articolisti non retribuiti, quindi persone che potenzialmente non hanno una qualifica o una competenza per scrivere un articolo, ma semplicemente vengono messi lì perché non vengono pagati, allora ho dovuto direzionare le mie capacità in altri lidi.
quindi niente di che, era qualcosa che vi stavo già anticipando, che avevo già anticipato riguardo il fatto che comunque ci sarebbe arrivato il giorno in cui fare dei contenuti online avrebbe subito un rallentamento, un cambiamento, perché, ripeto, cercare a tutti i costi la popolarità affibbiandomi qualifiche che magari non ho, non ha senso, cioè è sprecare tempo. Ok, quindi finché uno lo fa per divertimento, per svago, sì, però non è qualcosa su cui uno ci può dedicare l'eterna esistenza, ecco. Allora, facciamoci una caretta. CC campionato for PS5. Sì, quando me la ricompro. Anche perché, ragazzi, anche questo, no? Ho ceduto la mia PlayStation 5 perché fra le tante spese che bisogna sostenere per il lavoro di guardia giurata c'è la spesa dei certificati, che so, 30 euro uno, 50 euro l'altro. 6 marche da bollo da 16 euro, quindi andate intorno ai 100 euro. Allora, 50 un certificato, 30 un altro certificato, 6 marche da bollo e sto a 100 euro. E già stiamo a 160 euro. Altri 160, no, 150, 180 più 160 al poligono, perché il poligono pagate 160 euro. Quindi fate in conto che senza ancora aver messo le mani su un'arma, voi avete speso circa 300 euro. Solo per due certificati, marche da bollo e iscrizione al poligono. Poi vabbè, fototessere, quelle ve potete fare pure da solo. Due pagamenti alla tesoreria statale, che so, vabbè, di 3 euro, quello non è un cazzo. E ancora non avete messo mano su un'arma. L'arma o la prendete usata, ma state intorno ai 400 euro per qualcosa di decente, ma dovete andare, ovviamente solo in armeria, è solo certificata, è ovvio che ve lo dico, ma andate su qualcosa che non sapete quanto è stata lubrificata, se è stata lubrificata, quanto è stata utilizzata. Quindi è pur vero che non la usate, perché a men che quelle 3 volte l'anno che andate al poligono, credo che l'arma non si utilizzi. Anzi, sono sicuro che l'auto non si utilizza. Però le cacce di qualcosa a mano che non sapete se è il momento che andate al poligono a sparare un colpo vi salta a mano. Quindi, comunque, dovete poi recuperare. Se l'istituto ve lo fa un sussidio per l'acquisto dell'arma, che so, 500 euro a rate. Però dovete andare a comprare la pistola. 500 euro non vi bastano perché se andiamo a piazza una Glock o una Beretta, stiamo intorno ai 6-6,50. Quindi comunque il discorso vendere PlayStation 5 è stato per rientrare di soldi che sto spendendo. Io non mi vergogno di dirlo. Sono soldi che sto investendo per un lavoro e non avrei, che non avrei investito per altre cose. Ma è ovvio. Comunque. SA40, SA55, para para. SA50. Su Silverstone 022, mi sa che qui sulla CC console potremmo giocare, però stanno già a fare la gara. Vabbè, esatto. Sono cose importanti. Fa parte comunque del processo di vita. Non ho mai, vedi, io non ho mai affermato. Che cazzo è successo? Si è chiuso il gioco. Non ho mai affermato che io volessi per forza di cose diventare un grande streamer, fare i soldi con i stream o fare i soldi diventando un redattore. Ho sempre detto: se ci sarà la possibilità che nel corso del tempo possa diventare un lavoro, ben venga. Non lo è diventato, e allora, boh, così. Cioè, continuerò comunque a fare i contenuti, fermo restando che questi contenuti verranno nell'arco di una fascia di tempo libero. Ce la faremo a giocare stavolta? Che non è bello che il gioco mi si chiude così, eh? Vendesi Xbox Series S che cavini a 50 euro. È più alto la cassa di staccarla e mettere dentro la scatola.
io voglio sta. No, Zanvil no, Zanvil no, c'è più la fatica per staccarla dal muro, raga. Misano. Misano. Andiamo a Misano. E mo se rispresa, si stacca tutto, guarda. No. Sessione conclusa, sono arrivato primo? Non sono arrivato proprio. Sono manco partito. Per cui ho sempre affermato che il discorso di voler a tutti i costi cercare la fama sul web, raga, se viene bene, se non viene, a un certo punto bisogna di stop. Io per 3 anni mi sono cercato una redazione, mi sono affacciato a RyuPlay, Dr. Commodore, Game Legends, iNerd, TuttoTech, PlayStation Zone. Ho provato anche a trattare notizie sportive su Super News. Raga, non pagano, è inutile che stiamo lì a dire ah, no, lo faccio perché poi faccio gavetta. Restate a fare gavetta per l'eternità, ve lo dico proprio apertamente. Si parte anche o. Cioè, restate a fare gavetta per l'eternità proprio. Allora, io direi di fare un giro al volo, vedete quanto sprechiamo di benzina. Posso anche partire, no? Ah, stanno a fare la gara ancora? Scusa, mi spiegate che cazzo devo fare io qua? Attendiamo. Attendiamo il non so cosa. Ah, stanno ancora a fare la gara, stanno a fare. Oh, mo no. Allora. Mi sa che è troppo alto. Muro, manco so partita. Oh. Io ho messo storto, però. Lungo. Non ce lo chiamano. Ieri sera abbiamo giocato un po' con Claudio a Forza Motorsport e vi posso dire che è una merda. Anzi, dopo lo metto, va. Pure perché la cosa bella è che a un certo punto sono partito terzo, ma alla prima curva voi partite terzi, ma poi alla prima curva vi si incollano come le merde. Sì, ma guarda, ieri è ancora peggio perché sono partito terzo e quanto rosicato. Mo mi devo abituare, però non mi ricordo come cazzo. Sto a guidata serial killer, lo so. Solo fa un giro e vede più o meno il consumo della benzina.
Vaffangulo. Cazzo, sta pesando malissimo. Ok, allora. Andiamo a pista e diamo un'occhiata al consumo della benzina. Allora, carburanti per giri sono 2 litri al giro, 2 litri e 2 al giro. Quindi la gara sono, che erano 10 minuti mi pare. Allora, facciamoci un rapido calcolo. Noi abbiamo fatto in media, ci abbiamo messo, facciamo 1 minuto e 40, quindi 1 minuto e 40, 10 minuti. Quello che fa i calcoli, raga. Allora, sono, fai conto, 10 minuti di gara diviso 1,40, facciamo 1,50, 10 minuti diviso 1,50 sono 6,6, quindi dovremmo sprecare circa, facciamo 8 giri, sono 2 litri al giro. Conta 2 litri al giro, so tipo 2 per 8, 16. Se facciamo, mettiamo 30 litri, io 25 ci avrebbero bastando in realtà. Perché se so 2 al giro, fammo 10 giri, so 22. 2 e 2, so circa 22. Facciamo 30, va. Ok, 30 litri ci dovrebbero bastare. Anche avanzate. Tutti adesso escono, sta merda. Dai, avanti, va, perché no, guarda tutti in mezzo al cazzo, no, però. Che palle, tutti insieme siamo usciti. Potrei anche mettere 30 litri, dovrebbero bastarci 30 litri. Se sto 10 giri. Se sto 10 giri, 2 2 al litro, sono 22 litri circa. Se ne metto 30 dovrebbero bastare, voglia, se ne metto 30 se me bastano. Io devo lasciare la terza, vabbè. Qui è meglio mettere la seconda.
Ok, giro lanciato, vediamo che cazzo riusciamo a fare. Questo uomo gli è addosso, guarda. Ma guarda che sei proprio un testa di cazzo sei, eh! Sei proprio un testa di cazzo sei! Peccato che non c'ho la chat audio abilitata. Cioè, giuro, diciamo, come cazzo gli viene in mente di giocare così, voglio sapere. Ma come cazzo gli viene in mente di giocare così? Ma aspetta, rettilineo, mi sposto, no? No, te lo voglio addosso. Tacci vostri. Andate a giocare a Forza Motorsport se dovete giocare così, no? Io non capisco perché la gente che gioca così de merda non va a giocare a Forza Motorsport. Anche perché lì almeno non ci sono i danni alle macchine. Non ci sono penalità. E se ci stanno, è da cazzo. Ali, eccolo. Niente. Passa. Vai a fanculo, vai. Se gliela passo a passarmi, vai. Guarda, si attacca e poi c'ha una macchia a sorpassare. Dai, vai. Vai. Vai, affanculo, vai. Vabbè, sarò lungo io per non chiuderlo. Dai, cerchiamo di fare un giro fatto bene, va. Dico, quando dovete giocare a merda? C'è sta Forza Motorsport. È il gioco adatto per giocare a merda. Sono troppo tardi qua, però qui sono troppo tardi e perdo un casino. Devo durare un po' di più, mi accorgo. Ah,
3 secondi a 6 in meno, voglio dire. Vabbè, basta, va. Allora, andiamo a sapere il setup, va. Ah, 2-2 circa il giro, 30 dirrici bastano. Per il resto va tutto bene. Non ho visto i freni se saltano di temperatura. Le gomme, non ci ho fatto caso. Però credo che vada tutto bene. Comunque lo setta da solo. Più 5 secondi dal primo è un botto, ma non pensavo di far meglio. Non avevo la pretesa di fare meglio di così. Abbeveramo come i cavalli. E poi vedo una cosa, sì. Forse riesco a sistemare tutto in maniera decente, perfetto. Anzi, meglio che faccio così, va. Perfetto. Aspettiamo sti 4 minuti. Tanto sedicesimi. Ci guardiamo un po' di merdazza. Nel frattempo non sto neanche richiedendo giochi su chiavi dei giochi sui vari siti, perché comunque questo periodo non so quanto tempo ci avrei a fare tutto ciò, perché mo da giovedì sarà un po' un'ammassata, perché giovedì devo andare a fare il certificato alle 18:20 dal medico militare. Poi venerdì devo fare giri per fototessere, andare a tagliare i capelli, prima i capelli e poi a fare giri per fototessere. Lunedì diamo il poligono e prendo appuntamento per far corso, per prendere il diploma a maneggio armi. Quello dove li lasciano subito il giorno stesso che ti fanno il corso. Poi devo chiamare l'istituto. Portare i documenti, mi faranno le foto in divisa lì, prima ancora che mi abilitano. Poi devo, nell'arco che aspetto l'abilitazione della Guardia Particolare Giurata, devo fare
il corso da loro. Quello almeno è gratis. Quindi nei prossimi giorni sarà un po' un macello mettermi davanti al computer. Magari la sera sì, perché la sera sto a casa. Ma il giorno la vedo difficile. E vabbè, ma è ovvio che è comprensibile perché. Ah! Perché alla fine. Nella vita. Bisogna anche gestire il proprio tempo libero in base agli impegni. Poi ci avrò pure un po' da fare, boh. Prendere la cassetta di sicurezza, decidere di murarla. E quella la dovrò murare. Decidere di murarla, decidere di metterla, di nasconderla. Ancora peggio, allora veramente mi è successo, mi si è rotto l'alzacristalli elettrico della macchina, no? L'alzaverri. E veramente non si alzava più. Vado dal meccanico e gli dico: guarda, non mi salta più l'alzaverri, ma avevo già smontato io la jessitura dello sportello per vedere se potevo fare qualcosa. Perché quello della vecchia Twingo l'avevo cambiato io. Quindi ho detto: vabbè, fammi vedere, magari riesco a sistemarlo, perché non andava più su. Ho detto non vorrei che sia rotto solo il fermo che tira sul ferro. Quindi ho aperto lo sportello dal lato passeggero, ho visto un po' che invece era tutto, si è rotto il tiracapo, no? Il tiracapo. Vado dal meccanico, quello mi apre tutto, mi fa vabbè, ma qui tocca cambiare tutto il pezzo. Fa, vabbè, quanto costa cambiarlo? Te faccio sapere, poi senti chi mi dai i ricambi. Nel frattempo mi mette un fermo per tenere il vetro alzato, mi mette un fermo in modo che il vetro sta bassa. E poi mi fa, guarda, sono 260 euro. Fregna, 260 euro. Quanto cazzo costa di cambio? Eh sì, perché sai, costa, non si roba. Ragazzi, sono venuto a casa e il ricambio con 40 euro lo trovate. E per montarlo, ma a parte gli scherzi, è ancora più facile di quello della Twingo. Perché so, tre rivetti da levare, viene via il pezzo, metti i rivetti nuovi, attacchi l'asta con due viti, cioè tiri sul vetro, metti l'asta sotto al vetro e metti due viti. 260 euro. Bene. No, ma è bene, cioè 260 euro gliela chiede. Io vado a vedere, l'alzacristalli costa 40 euro. Ci ho pensato di che qualche cazzo mi ha 210 euro per montarlo. 220 euro per montarlo, che ci metti, cioè io che sono una pippa ci metterò quanto? Un'oretta? Ma il bello è che è lo stesso meccanico. Allora, uno mi ha chiesto per kit per cambiare i pistoncini dei freni posteriori, mi ha chiesto 500 euro. Ho detto fregna, 500 euro è un po' tantino, eh. Sono andato da questi e questi mi hanno chiesto 160. Mo però mi volevano bastonare per alzare gli stalli. Dico, ma che cazzo? Poi dici che uno non ci viene. Anche perché la prima volta non ci sono andato perché ho detto, vabbè, mi hanno detto che quelli ti ammazzolano. E un amico mi ha detto, no, ma vacci, ci parlo io, non ti preoccupare. Io ci sono andato, ci sono pure tornato, ma 260 euro per alzaverli da 40 mi pare un po' tantino, eh? Se mi voleva far scappare c'è riuscito, eh? Ma c'è riuscito benissimo a farmi scappare, ci mancherebbe. Ma non solo mi ha fatto scappare, ma proprio attraverso la strada quando vengo. Proprio se dovessi passare di davanti attraverso la strada. Diciassettesimo su 25. Una bella merda.
Una bella cagata. No, ma poi dopo si lamentano, capito? Loro sono quelli che si lamentano perché non vi è nessuno, sono costretto a chiudere, perché non lavoro e non lavori, no. Perché guarda, già che mi chiedevi 150 euro era troppo, perché il ricambio costa 50 euro. Però avete detto, vabbè, guarda, 100 euro ti do perché comunque è il lavoro tuo, lo fai da quanto? 20 anni, 30 anni? A me magari mi sbatte il cazzo, ho usato la panetta panino, allora ti dico, vabbè, 150 euro ti do pure, anche se stai a rubacchiare un pochetto, ma 260 sta a rubacchiare un po' troppo. Ah, quello sta consumando una. Ah, perché quello sta consumando nel. Cazzo, quello stava consumando nella pit lane. Cominciamo bene. Vedo che gioco con gente che è capace che va a consumare un pista. Bene. Sono amici di Serino, che è? Sessione conclusa, ma qui ancora stanno a correre, però. Oh, ecco qua, vai, famo sto schifo. Poi dopo andiamo a fare assetto corsa, andiamo a fare forza monospot, va. Andiamo a bestemmiare. Allora, setup. Come stiamo messi con la benzina a 30 litri. Oddio, 2,4. Grazie, c'è. Io magari 5 litri in più ci metterei, se mai rimango a piedi. Perché sai, rimane a piedi con una Ferrari perché ne ha messo benzina è un po' da coglione, eh? Perché hai risparmiato sulla benzina, mi pare un po' da deficienti. Un po' tanto. Ce sto, ce sto. Ma perché io sono l'unico stronzo che c'ha il numero rosso? Stay in double file. Niente, cominciamo male, cominciamo. Guarda. Io che non piano nessuno devo stare attento all'altri. Ma questo ragazzo stava a infilà. Ma non sei normale! Io quanto dura la gara? 20 minuti, allora ne abbiamo con. Abbiamo considerato male la benzina, guarda sto deficiente. E niente, abbiamo calcolato male la benzina, se sto. Ah, guarda che sente proprio un coglione, sei. Guarda che cazzo sta a fa, va. Io dico, ma sta gente dove cazzo ha imparato a giocare? Siamo stati qualcuno da un colli.
Ecco un attimo. Ma te puoi infilar così? Sei andato fuori. E da me che cazzo vuoi? Qua vanno fuori. Ma è scemo questo. Cioè me lo devo superare all'interno in curva, ma io dico boh. Ecco, adesso per superare il strato lungo. Tanto non ci basterà la benzina, stiamo a piedi noi. Ma perché? Eppure il freno va vado lungo, mo. Non so perché sta succedendo questa cosa. Ma si può essere più teste di cazzo? No dai, le teste di cazzo sono arrivate pure su sto gioco. Niente. Le teste di cazzo sono arrivate pure su Assetto Corsa Competizione. Niente. Io pensavo che Assetto Corsa Competizione se fosse salvato. Invece no. Le teste di cazzo mo stanno pure qua. Io sto a frenare un culo, ma quello mi viene addosso. Dai, ecco dietro. Supera, io ti butto fuori, me ne frega un cazzo dell'SA. Guarda, supera, metti sbatto fuori, perché non me ne frega proprio più un cazzo dell'SA. Ancora! Ma ancora che mi sta attaccato, ma sei un deficiente, sei! Vabbè, allora sei un coglione, dai. Fattelo dire, sei un coglione. E continui! Vaffanculo, va. Cioè dico, vabbè, ma non si può giocare con sta gente. Va, guarda come cazzo sta a guidare. Vaffanculo, va. Vabbè, ma non si può giocare con sta gente, dai, pure qua no. Pure qua no, dai, Cristo. Pure qua i deficienti non stanno, che palle. No, ma che cazzo, cioè non si può più giocare. Mo pure qua ci stanno i ritardati che... Quello non faceva una curva che riusciva a stampista, oh. E mi ha fatto calambotto l'SA a me, raga, 52. Capito? Per colpa di sta gente. Poi ce li mettono l'altri. Porco... Che palle, però. Mi sa che assetto... Che mi sa che questo è meglio giocarlo sul PC, eh. Non so perché tutti i deficienti stanno sulle console. Non mi spiego perché. Facciamo un simple test per la notte. Che palle, guarda. Che palle. Non sta giocando nessuno però, eh. Non ci sta nessuno. Vabbè, andiamo su Forza Motorsport. Ho capito. Oppure volete giocare a Bluey. No, però è improponibile. È improponibile perché... Cioè, mo pure su Assetto Corsa Competizione. Dopo gli imbecilli che ti vengono addosso. Cioè, quello non riusciva a fare una curva, oh. Non riusciva a fare la curva stampista. Vabbè.
Da qua ormai qui ci ho perso proprio la speranza, raga. Qui ci ho perso la speranza. Allora, mettiamo le Touring e gareggiamo con l'MG. Anche perché è uscita la patch 2 giorni fa e vi faccio vedere come hanno sistemato il gioco. Allora, qui devo alzare un po'. Allora, auto. Carburante e pneumatici. Devo fare prove, quindi so, mettiamo 4 giri. Faccio le qualifiche direttamente con le morbide. La messa a punto dovrebbe starci. No, non c'è sta. Allora, vediamone una, va. Allora. Più potenza e più peso. Ah, proviamo questo, va. Non ho capito che c'era scritto. Il suo assetto non può essere caricato. Perché lo sa solo Gesù Cristo? Questo? No. Questo? No. Ma non ho capito perché questi hanno gli assetti. La macchina P800 io corro come un missile, però a me non mo fa fa. E niente, io me la prendo il culo. Adesso, no, se io becco questo qua, no? C'hai pneumatici più larghi, più potenza, più peso, più indice di prestazione. Ma che cazzo gli faccio? Cioè, mi devo solo che spostare, perché altro non posso proprio fare. Niente, io non posso mettere gli assetti perché. Voi mi dovete spiegare perché quello c'ha qua la macchina che corre come un aereo. Che io però non posso fare. Oddio, stamattina c'era un problema. Come mi ricordo perché avevo tolto l'assetto su sta macchina. Perché con l'assetto quando frenavo la macchina andava da una parte. La siamo fatta tutta. Ci siamo fatti a spiaggia i Caraibi, ci siamo fatti. Io purtroppo con questo assetto, quando freno, la macchina va tutta la parte, va. Po' di vista.
Ok, proviamoci, va. No, vabbè, quando giro la macchina... Allora, raga, quando io freno, il volante fa Giacomo Giacomo. Mi va prima da una parte e poi dall'altra da solo. Perché il bilanciamento di freni a cazzo, molto probabilmente. È come se blocca prima una ruota e poi l'altra. Ma poi che un po' è sto gioco proprio che è una merda. Ma come fuori di pista? Ma vaffanculo! Ma allora che cazzo ci mettete a fare i cordoli? Niente, non ho fatto un giro buono. Devo levare sassetto de merda. Raga, vai a girare da sola. Guarda che avanti, guarda il polverone che è stato, oh. Manco mi nonna quando sbatteva i tappeti. Ci vado a fare un giro buono, uno ne voglio fare. Comunque sta assetto è una merda. Ma chiudo di più. Guarda che merda sta. Fatemi levare questo cazzo di assetto perché è una merda. Io so premia. Leva tutto, non ce l'ho più. Fatti i cazzi tua.
vediamo le prime curve. Mo mi diverto, guardate, la prima curva mi diverto proprio. Sì, 2, 1 è andato a fanculo. Allora, so 14esimo che so. 15esimo. Seconda metà della classifica. Un altro, ma prima curva, guardate che cazzo succede, eh? Ma prima curva, guardate che cazzo va a succedere. Prima curva tutti lunghi, guarda, prima pisellata sullo sportello. Guarda che cazzo stanno a fare, va. Insomma, vi rendete conto che cazzo del gioco che è questo? Va, guarda. Ragazzi, ha dato la penalità a me. Così. Mi ha dato la penalità così. Cioè, io non ho fatto un cazzo. La penalità è stata a me. Io non ho fatto un cazzo. Io mi sono solo trovato spinto a destra, a sinistra, sull'erba, per terra. Non ho fatto un cazzo io. Però il gioco ha deciso che dovevo piammi 0,50 secondi io. Così. Di tutti quelli che mi sono venuti addosso, io ho preso la penalità. Vabbè. Come succede in colla? No. Veramente no. Comunque è fatto proprio di merda. Cioè, questo è un gioco di merda. Dai. Ci è venuto addosso lui, eh? Ci è venuto addosso lui un'altra volta. Ci siamo andati addosso noi.
Guardate un po', per quella collisione nessuna penalità. Io l'ho fatto apposta, andai addosso, non mi ha dato penalità il gioco. Oh, ditemi voi se è normale. Io apposta gli sono andato addosso per rovinargli la gara, nessuna penalità. È come se niente fosse. Cioè, ma capite quanto può essere brutto sto gioco? Cioè, le penalità le dà a caso. Allora, io mi sono beccato una penalità perché non ho fatto un cazzo. Perché io in partenza non ho fatto un cazzo, mi sono venuti addosso, mi sono beccato la penalità. Quando me la doveva dare il gioco, perché mi sono collato uno apposta, non ho manco frenato. Allora il gioco dice no, nessuna penalità, tranquillo. Tranquillo un par dei cazzi, gli sono andato addosso apposta. Il gioco è fatto malissimo. Vabbè, volevo farmi un giro così. Volevo farmi un giretto così. Almeno qui non perdo punti SA se vado alla nostra gente. E poi in realtà c'è il gioco perché ci gioca Claudio. Perché a Claudio piace più questo che assetto corsa. Claudio dice che è meglio questo e con lui giochiamo a questo. Lui non si trova con assetto corsa perché non riesce a guidare bene. Dice che su assetto corsa competizioni le macchine sono troppo ancorate a terra. Non slittano, non girano, quindi non riesce a fare curve. In realtà è che è la fisica di questo che ha sbagliato. È qua che non dovrebbero slittare così tante le macchine. Io lo sto a fa' apposta, raga. Cioè, guardate che merda, io lo sto a fa' apposta. Non mi ha dato una penalità. Io lo stavo a fa' apposta, andai addosso. Non mi ha dato un cazzo. Io lo stavo facendo apposta a dargli botta a quello. E per il gioco era tutto normale, capito? Guarda quello davanti a me, c'ha 5 secondi di penalità. Qui vado lungo. No, per riuscire a salvarmi.
Prendiamo gomme. No, vabbè, però il fatto che lui si trova meglio a giocare a questo, quindi in realtà, ripeto, è la fisica di questo che è fatta male, che sembra di cuore sul sapone. Però, vabbè, a lui piace più questo, è questione dei gusti, sì. Ma avete visto quello lì, Mister Intense? Allora è stato buttato fuori dopo 12 secondi. Dopo 12 secondi e passa de penalità. È stato buttato fuori dalla gara. Ma cioè, ma vi rendete conto che 12 secondi di penalità è un botto? Cioè, magari doveva essere buttato fuori un po' prima, eh? Larga, cazzo lungo, non mio. Spera che Ocat lì va fuori.
Mo ci andiamo noi cogli. Dopo chiusa. Scusa, che cazzo c'ho dietro? Ah, prima mi sta a doppia. Ha frenato troppo tardi. C'è qualcosa che non va nei server. Perché ogni tanto sparisce. Allora, ogni tanto, vedete il sedicesimo. Ogni tanto sparisce e diventa un altro sedicesimo. Non riesco a capire neanche a quanto sta. Cioè, mi sta sblocca il gioco perché stavamo tipo a 16 secondi, mo c'ho qua davanti. Non si capisce che cazzo sta succedendo. Infatti che erano due. 7 secondi poi diventano 11. Non sa manco il gioco che cazzo sta succedendo. Sì, ma probabilmente, però tu guarda adesso quello, no? OKTNL, c'aveva 6 secondi. Guardate qua. 0,60, 1,80, 3 secondi di penalità, 3 secondi, 6 secondi e 90, 3 secondi, 6 secondi. Cioè, ma vi rendete conto che non c'è uno che ha giocato normale? Questo vuol dire che non c'è uno che non si è messo a andare addosso alla gente. Uno? Non ce n'è stato uno. Cioè, capite che è improponibile? Ma io me ne faccio un'altra, ma senza fiducia proprio. Me ne faccio un'altra, ma non c'ho proprio speranza. Cioè, questo è un gioco dove non... Potete vincere se partite primi e distanziate. Basta, perché se niente niente, partite primi e il secondo sta vicino,
al 90% delle probabilità è uno che ha la curva che butta fuori per sorpassarvi. Cioè, assetto corsa che assetto corsa, assetto corsa competizione ACC, per quello che è, quantomeno c'ha i danni, c'ha le soste in box, c'ha delle penalità un po' più serie che i secondi però lasci in pista la gente. Perché che tu dai 6 secondi a uno, a quello che cazzo gliene frega? Tanto continua a giocare e continua andando avanti. Allora, o i 6 secondi glieli dai de sosta in box, e allora c'ha senso. Perché se gli dai 6 secondi soltanto sulla gara complessiva, e quello continua a giocare i 6 secondi sti cazzi. Cioè, non è che c'ha la gara dominata, capito? Non c'ha la gara dominata, perché tanto che cazzo ne frega. Cioè, non gli interessa di 6 secondi. Tanto continua a giocare e rovina la gara all'altri. Adesso sta mezzo a cazzo, non vedo niente. No, ragazzi, ho fatto troppo tardi. Vabbè, ma di mortacci vostri, però, veramente. Cioè, sono andato lungo proprio. Cioè, sto gioco non c'ha una fisica. Cioè, sembrava che stavo sui sci. Vabbè. Facciamo finta che va bene così. Che vedevo lì. Stavo sui pattini ad hotel, stavo. Poi io sto a prestare i punti di frenata ad assetto corsa. Le mie curve hanno fatte tutta in un'altra maniera.
Ma perché va da una parte sta macchina quando freno? Ma che cazzo c'ho, una barca? Uno yacht c'ho, c'ho una macchina. Freno se ne va da una parte, se ne va. Ma che cazzo di sistema è? Cioè io freno e sento il volante che va a destra. Niente, niente, raga, se io freno, c'ho il volante che fa così. Ma vaffanculo a voi, cioè a voi, vaffanculo a me e a Setu e Forza Motorsport, va. Cioè, io quando freno, io freno che sto dritto, sento il volante che fa così. Fanculo, va. No, veramente, è una merda. Perché io freno col volante dritto. Mentre freno, io sto fermo, sento il volante che fa così. La macchina una volta tira a destra, una volta tira a sinistra, una volta va dritta. Come cazzo gli pare? Cioè, io freno dritto, però la macchina tira a destra, tira a sinistra, non tira per niente. Così, come cazzo gli gira lei? Ma fa far culo, va. Ah. No, ma una partitella tranquilla la posso fare assetto a CC? La partitella tranquilla a Misano, senza accollarmi nessuno, se può? Ma, cioè, ma qualsiasi gioco regala soddisfazioni migliori, guarda. Ma qualsiasi gioco. Allora, si sa quanto cazzo è la gara? No, non si sa. Ah, ok, qualifica gara 20 minuti. Ragazzi, vediamo la prossima volta però, Che 20 minuti mi rompe un po' il cazzo, sono 11 minuti 10. Magari 10 minuti sarebbe meglio. Allora, ecco qua. Ah, vabbè, ma è improponibile. Cioè, veramente è improponibile. Dai. Mo' a parlare audio. È improponibile Forza Motorsport, guarda. Oddio, questa forse me la dico, forse me la ricordo. Forse me la ricordo. Se freno prima me la ricordo pure meglio. Faccio. Niente, devo ribeccarmi tutti i punti di frenata. Mi ho fatto ribeccare tutti i punti di frenata, va. Madonna.
Ah, questo mi si incolla, mo guarda. Madonna però, cazzo le frenate. Mo, siccome c'ho la memoria muscolare di Forza Motorsport, dove non posso premere più di tanto, se una macchina slitta e se ne va a fanculo, io mo qui sto a premere poco. No, non su 20, dai. Non me lamento. Questa l'ho fatta molto meglio. Allora, i freni dietro però non vanno in temperatura. In realtà neanche quelli davanti. Ah no, sì, se freno deciso sì. Undicesimo su 20. Una posizione da media classifica. Però sotto c'è CL Map che barcolla. Non ho capito che cazzo è. Boh. Vabbè. Undicesimo, sempre 5 secondi per non farsi manca niente.
Allora, però in realtà tanto abbassiamo, ah, sono 3 al litro. La gara sono 10 minuti. Allora, la gara sono 10 minuti, 3 al litro. Lasciamo che siamo 35 litri, penso 40 sia meglio. Sono l'unico col numero rosso, non capisco perché. In realtà non ho manco capito che cazzo sono sti numeri rossi. Non ho capito perché alcuni sono rossi, alcuni sono bianchi, alcuni sono grigi. Vabbè. Questo mi si incolla, guarda. Tu dimmi la Madonna come cazzo stanno a giocare. Cazzo, mi fate un grosso favore. Quando questo pempiallo non so tutto. Niente. Io vado un piallatri. Madonna, cordolone. Dai, questi cosa sbattono fuori. Mi sbatte fuori quello dietro. Perché molto spesso qui c'hanno il maledetto vizio, vedi? De imboccà cannone. Qua, guarda come cazzo dove fa sta curva questo. Pur de passavo. Se io giravo un attimo prima, questo mi farciava. Fa
cioè voi ditemi se il sorpasso del genere lo vedreste veramente sulle gare. Se io giravo, questo mi si incollava a me, al cofano, alla targa e pure i parenti rimanevano attaccati sul cofano. Ha fatto un sorpasso, la serie a killer ha fatto. E mi conforta che se lo rifà qualcuno se lo becca prima o poi. Qualcuno se lo porta a casa. Guarda, lo sta per rifà. L'altro sorpasso dall'interno. Vabbè, che vedevo di se giocherà così. Ecco, guarda che coglione, guarda. Che fai sorpassi a cazzo di pecora. E ripeto, quello prima o poi addosso a qualcuno ce l'ha. E c'ho paura che siamo noi. Settimo. Col sesto e il quinto davanti. Guarda, guarda, guarda che cazzo sta qua, va. Passa, per favore, passa. Vai, vai. Ma te prego, va avanti perché... Perché ho già capito che coglione che sei. Il buono di sto gioco è che quando vanno fuori almeno se ne vanno dal cazzo, tanti escono perché siamo partiti in 21, siamo rimasti in 16. E guarda, guarda questo. Guarda questo, non più un mese in colla. Dio Cristo. Ma vaffanculo, va. Mo' lo so visto dentro io questo. Ecco un altro. Madonna mia. Io non dico che non me devono sorpassare, anzi io sono abbastanza una pippa. A più che altro dovrebbero farlo in situazioni un po' più sicure magari. Perché io sono scarso, ci mancherebbe. Io sono particolarmente scarso a sto gioco.
Oh cazzo, non c'ho il passo che non mi metta a ripentaglio la vita, l'ho riuscito a fare. Ma mi sono passato tutti, c'ho tutti dietro. Sono tutti attaccati dietro. Sì, direi che questi me se fumano questi dietro. Vediamo come potrebbe riprendere. Io perdo un casino qua perché tengo troppo destro. Infatti ecco qua. Perdo un casino su sta curva. Ultimo giro, se non mi si incollano qua. Niente, ho fatto la cazzata e questo mi passa. E mica solo lui, pure l'amico suo. Vabbè. Ah no, ma uno era il primo comunque, mi sa. Perché ho perso una posizione sola. Mi sa che uno era il primo. In realtà non ho perso per niente, mi sa. Sì. Eh no, sì, ne ho perso due posizioni. Vale. Quanto sono idioti! Cioè, per spingersi fuori loro, mi hanno fatto arrivare a sesto a me. Quanto sono idioti! Cioè, guardate, eh! Ah, io ho detto bene. Non c'è un modo di andare più veloce con sto replay, no. Eh.
Guardate che roba. Cioè, mi superano e fin qui tutto bene. No, che cazzo, che palle, ma devo dire un'altra volta. No, devo dire andare avanti. No, ma guardate che stronzata che hanno fatto, va. Guarda che cazzata, eh. Ma me lo fanno vedere un nostro cazzo delle play? No, non lo posso più vedere. Vabbè, a posto, bello. Bello che mentre sto a vedere play mi si chiude tutto e mi mette in pista. Bellissimo. Vabbè, comunque all'ultima curva hanno cominciato a spingersi e io sono passato e sto arrivato sesto. Comunque, io direi. Le chiude. Smontiamo tutto. Spengiamo la console. Ma da parte sono contento che Twitch abbia capito che io non c'entravo un cazzo col discorso del follow bot. Sono contento. Quantomeno ho avuto la dimostrazione che dietro a Twitch ci sono anche degli esseri umani capaci di intendere e di volere, capaci di ragionare e di dire: beh, in effetti vanno a lui quando ci ha pure avvertito che lo stavano a follow botta. Voglio dire, dovrebbe essere un bel coglione se lo fa da solo e poi ci avverte pure. Allora, un attimo che sistemo tutto. Certo, sai che coglione se solo stava a far da solo e ci ha pure detto. Bel coglione. Ma questa è la pedaliera che uso. È una Thrustmaster T3PA con l'elastometro del freno. Ah, che bello. Ah, ti ammazza quanto è coglione. Se follow botta da solo, poi ce lo dice pure. Beh, signorini. Mi sa che è nata proprio così. Comunque, io direi che per questa sera la partitella ce la siamo fatta. Siamo arrivati anche sesti ad assetto corsa competizione, che voglio dire, non è male. Noi ci vediamo domani sera su YouTube, sempre per la maratona in Diablo. Sto andando avanti, sto aumentando il livello e le primarie le faremo domani. Sto facendo soltanto le missioni secondarie. Detto questo, vi saluto. Ciao ragazzi, ciao a tutti e buon gioco.
scene proprio oggi con le mestruazioni.